Ciao a tutti, ciao a tutte e bentornati sul mio canale. Allora, come avete visto dal titolo, sarà uno svuota la spesa Esselunga. Adesso Esselunga ha 2 minuti di macchina, quindi è proprio qui. Ci sono, scusate se si è mosso tutto, ma è saltato sul tavolo, briciola. Adesso, mentre io farò lo svuota la spesa, sono sicura che lui verrà a scuriosare perché sente il rumore dei sacchetti. Vi dicevo, ho Esselunga vicino. E perdonatemi se sentirete rumore, ho le finestre spalancate perché fa un caldo incredibile. Adesso faccio scendere briciola, se no qua continua a tremare tutto. E ovviamente ogni tanto si sentirà un cane abbaiare, insomma, cioè, c'è un cortile qua sotto per cui si sente qualche rumore. Vi faccio vedere per primi i surgelati perché se no si sgelano, perché come vi dicevo fa un sacco di caldo. E aspettate che tiro giù briciola, se no qua trema tutto continuamente. Allora, ho fatto un pochino di scorta, quindi ho speso un po' di più del solito. Di solito sapete che io faccio la spesa settimanale da Eurospin o da Lidl e la mia spesa si aggira tra i 75 e gli 80-85 euro. Questa volta ne ho spesi un po' di più. Ne ho spesi 97, ma 6 sono andati giù con i buoni celiachia perché Esselunga li accetta, quindi alla fine ho speso 91 euro. Ho preso delle cose in offerta, delle cose che non erano in offerta, delle cose che normalmente non prendo e che mi incuriosivano. E questa settimana c'è una promo in Esselunga, credo ci sia anche la settimana prossima. Ogni 60 euro spesi danno un buono da 15 euro da spendere la settimana successiva, sempre su una spesa da 60 euro. Quindi lo sfrutterò, andrò a fare la settimana prossima una spesa più piccola, intorno appunto ai 60 euro, per poter usufruire di questo buono. Quindi la spesa invece di 60 euro la pagherò 45. Allora, ho preso i coni della Mando San Montana, questi qui passano con il buono celiachia e sono dei cornetti che sono fatti con il latte di mandorle, quindi questi oltre a mangiarli io che sono celiaca, può mangiare anche mia figlia perché non hanno il latte. Sono quattro, di solito li prendo al negozio gluten free. Devo dirvi che sono buonissimi, almeno a me, a mio gusto, piacciono perché il latte di mandorla mi piace. E poi ho preso invece questi qui, i Nui. Questi sono il caramello salato e noci di macadamia australiane. Questi qui sono senza glutine, però il latte ce l'hanno. Quindi mia figlia, se lo vuole mangiare, scusate che c'è una mosca, se lo vuole mangiare deve ingerire un paio di pastigliette, forse una pastiglia di lattasi che appunto le fa digerire il lattosio. Poi ho preso per mio figlio bocconcini di mozzarelline surgelati. Questi qui in 3-4 minuti in friggitrice ad aria si fanno. E poi ho preso questa pizza margherita sempre per mio figlio, che adesso gli chiedo se vuole mangiarla stasera, se no la metto subito in freezer, che è con grano antico Senatore Cappelli, macinato a pietra ed è integrale, una margherita normale, 24 ore di lievitazione cotta su pietra. E poi ho preso le patate al rosmarino, queste qua sono sempre un classico, a casa mia ci sono sempre perché faccio prestissimo a farle in friggitrice ad aria, sono 450 grammi. Allora, ho messo in freezer i surgelati, poi ho preso le patatine, queste qui della Amica Chips, sono, quanti sono? 190 grammi, tiro sulla borsa che faccio prima. Una confezione di 2 blister di olive denocciolate, olive verdi, così sono delle monoporzioni, magari se si vuole fare, che ne so, la pasta col tonno alle olive, insomma, non occorre aprire una confezione grande. Una scamorza affumicata, che mi aveva specificatamente chiesto mio figlio. Una confezioncina di stracchino di Nonno Nanni, che secondo me è uno dei migliori stracchini in commercio. Poi ho trovato anche una scamorza senza lattosio, scamorza bianca, non affumicata, ma senza lattosio. È la prima volta che la trovo. Il marchio è Castelli, mi sembra, sì, dovrebbe essere questa. 200 grammi scamorzina. Siccome viene mia figlia in questi giorni, prendo cose senza lattosio di modo che anche lei possa tranquillamente mangiare. Infatti ho preso le mozzarelle Santa Lucia senza lattosio e ne ho presa anche una di Esselunga invece normale. Poi ancora ho preso una confezione, una monoporzione di sfogliavelo rana al prosciutto crudo. Mio figlio si trova bene con le monoporzioni, così non gli tocca poi ricongelare quello che avanza. Poi ho preso questa insalata, che è un'insalata mista aspetto un attimo, si chiama Bull's Blood e spinacino, eccola qua, vedete, è un po' rossa e un po' verde. Poi ho preso 2 confezioni di questa pancetta nostrana,
erano in queste confezioni da 50 grammi l'una, quindi ne ho presi due per avere un netto, perché altri tipi di pancetta erano veramente molto cari, io sono abituata ad altri prezzi. Ho preso lo speck, questo qua del Sudtirolo, che il marchio è Moser, questi qui sono 100 grammi. Poi ho preso una pasta sfoglia senza glutine, un marchio che non conosco, che non avevo mai preso, l'assaggeremo, faccio le torte salate di solito con queste paste sfoglie. Una confezione di pan di stelle che era in offerta, c'era proprio un banco con tutte le offerte e ho trovato questi per mio figlio. E anche gli abbracci del Mulino Bianco erano in offerta. Poi ho preso i pangoccioli, così li possono mangiare sia mio figlio che mia figlia, non so se lo sapete, ma i pangoccioli non contengono latte e quindi li può mangiare anche mia figlia. Era in sconto al 30% questa lonza a fettine, confezione risparmio, sono 440 grammi e li ho pagati 3,30 euro. Il bollino mi dice infatti che il prezzo indicato ha già lo sconto del 30%, così almeno uno capisce se lo sconto viene applicato dopo alla cassa o se invece è già applicato. Qui abbiamo sconto 40% di queste cotolette di pollo, cotolette alla milanese, 290 grammi, le ho pagate 2,99 euro. Ho preso anche una confezione di olive taggiasche, che queste qua piacciono molto sia a me che a mia figlia, mentre a mio figlio no, lui ama quelle verdi. E siccome ho due orate surgelate che avevo preso all'Eurospin tempo fa, pensavo di farle al forno con un po' di cipolla, olive taggiasche. Anche le orate le mangiamo solo io e mia figlia, perché mio figlio non ama molto il pesce. Poi ho preso lo Zinil, credo di averne anche un'altra bottiglietta, questo qui è quello da 500 ml. E ho preso la salsa barbecue, questa qua della Develi, è l'unica per adesso che ho trovato da Esselunga senza aglio, perché sapete che mio figlio dà fastidio l'aglio, quindi cerco di evitare, insomma, guardo sempre tutti gli ingredienti. Anche nella pizza di prima ho guardato ed effettivamente l'aglio non c'era, e questa qui quindi l'ho presa perché è senza l'aglio, perché di solito la salsa barbecue è molto facile che abbia l'aglio. Mi pare che quella di Lidl sia un'altra che non ha aglio. Poi ho preso un altro sfogliavelo, questa volta però ripieno di carne, sempre una porzione, sempre di Giovanni Rana, e una confezione di rucola, l'ho presa piccolina e mi spiace che scada il 12, perché praticamente domani, tre giorni, no, 10, 11, 12, sì, tre giorni, perché oggi è il 9, ma non ce l'erano con scadenze più lunghe, quindi vabbè, dopo. Comunque a me piace un sacco l'insalatone, mischio vari tipi di insalata, mio figlio predilige soprattutto la rucola, la mettiamo anche nelle piadine e quindi insomma andrà consumata. Poi per 5,91 euro ho preso questi mini filetti di pollo, sono 400 grammi e sono, vediamo, credo 5, ma penso che poi farò straccetti, magari farò quei piatti unici che amo fare con la wok, con il riso, di solito il riso venere, il riso rosso, il riso nero, e sapete che a me piace fare questi piatti unici tipo bowl. Ho trovato la salsa di pomodoro Mutti, era 1 più 1, quindi prendi 2 e paghi 1, quindi ne ho approfittato, anche perché avevo finito la passata. Una confezione di pomodorini italiani, marchio proprio Esselunga. Poi mi sono fatta tentare dallo zenzero, questo zenzero qua essiccato, io adoro lo zenzero e mi piace tantissimo. Anzi, adesso ne assaggio un pezzettino qui con voi, vediamo se si apre perché è sigillato. A me piace perché è un pochino piccantino, mi piace proprio il piccantino che dà, tra l'altro lo zenzero fa benissimo. Un tubetto di maionese marchio Esselunga, questa l'avevo già presa e ci piace. Una confezione di pan carré, pan bauletto, pane morbido di grano duro, Esselunga linea bio. Mamma che buono sto zenzero, ragazzi, non lo dovevo assaggiare, adesso ne mangerei ancora. Queste patate Esselunga cotte al vapore, da fare in friggitrice ad aria, vengono buonissime. Il gran ragù classico Star, volevo prendere anche quello allo speck, ma mi sono accorta che in quello allo speck della Star c'è l'aglio, quindi niente, ho preso quello classico, sono due barattolini questi. Poi ho preso due
confezione di quel riso che vi dicevo. Allora, questo qua è riso nero, rapido, S lunga. Questo qua basta sgranarlo un attimo e farlo saltare nella wok. Per quello vi dicevo che poi farò magari qualche piatto unico con il riso, con il pollo, magari qualche verdurina, un po' di cipolla, un po' di salsa barbecue, viene spettacolare. E l'ho preso anche in versione riso rosso, che però è di riso gallo, questo qui. Ecco l'altro Zimil da 500 ml, lo beve solo mio figlio, perché io e mia figlia non amiamo tanto il latte vaccino. Prendevo Zimil, quindi senza lattosio, per via di mia figlia, ma mi ha detto che adesso ha smesso di bere il latte vaccino, non le piace più come me. E noi beviamo soltanto le bevande vegetali, tipo il latte di nocciola, il latte di mandorla, latte d'avena. Invece a mio figlio piace ancora il latte, quello normale. Poi ho trovato questi teneroni tortino di patate con prosciutto cotto di alta qualità e grana padano, che tra l'altro è anche senza glutine, e sono curiosissima di provarli, non li avevo proprio neanche mai visti. Poi ho preso, che era in offerta, il parmareggio grattugiato, quindi parmigiano reggiano grattugiato fresco. Quanti sono questi qui? Sono 100 grammi, quindi un etto. Ho trovato il galbanino senza lattosio, quindi l'ho preso. Di solito io prendo quello di Eurospin, che ci assomiglia, non è un galbanino, è un formaggio a pasta filata, però ho voluto provare questo. E poi mi sono presa per me una confezione di filetti di sgombro all'olio d'oliva per le mie insalatone. E per finire, marchio S lunga, ho preso un tè al limone e un tè alla pesca, che adesso vado a mettere in frigo. Questa era tutta la mia spesa. Fatemi sapere se anche voi andate all'S lunga. Allora, penso che la prossima spesa la farò online, con il ritiro lì, perché così mi scelgo con calma, mi sfoglio bene tutto ciò che è in offerta, tutto ciò che conviene, e posso comunque sfruttare il buono, perché il buono arriva via mail, quindi basta poi inserire il codice. Io trovo che S lunga in generale, se si sa scegliere, non sia poi così cara come dicono. Certo, se arrivo dentro, non so cosa prendere, prendo le prime cose che mi capitano, ho visto delle cose un po' care, tipo gli affettati. Io sono abituata con quelli di Eurospin, e quelli di S lunga tendono a essere un po' cari, e bisogna andare magari allora sulle offerte. Però secondo me, come in generale, se si ha un po' di tempo per guardare, e per questo voglio fare la spesa online la prossima volta, si riesce a risparmiare. Poi il valore aggiunto di S lunga è che si può anche sfruttare per chi è celiaco la tessera sanitaria per i prodotti erogabili. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, noi ci vediamo presto in un prossimo video, e se siete curiose dell'home tour della casa nuova, vi dico che presto arriverà, anche se la casa ovviamente non è ancora perfettamente in ordine, ma chi se ne frega, ho voglia di farvela vedere, così mi darete anche dei consigli. Io vi mando un bacione, vi ringrazio tanto perché siete iscritti al mio canale, perché mi seguite, e noi ci vediamo presto. Ciao!